Eccoci qua cari telespettatori. Eh, proseguiamo in qualche modo quello che era stato il nostro appuntamento della settimana scorsa con i comuni del Veneto. Ci mancava una rappresentanza, eh, rappresentanza naturalmente dei sindaci e quindi delle parti politiche. Compensiamo quest'oggi eh, parlando però ugualmente sempre di temi che riguardano indistintamente, io dico anche purtroppo indistintamente, tutte le realtà dei municipi più o meno grandi che ci possono essere. E sono delle vere e proprie emergenze e più andiamo avanti nel tempo più diventano anche istanze che coinvolgono tante realtà, medie, piccole ma anche grandi. Andiamo nella zona eh, della bassa Padovana e vediamo quali sono le dinamiche e le problematiche che riguardano il mondo dell'impresa ma anche quella del territorio e lo facciamo con il sindaco di Est. È ben arrivato qui con noi Giancarlo Piva. Buongiorno, buongiorno a tutti. In rappresentanza in modo particolare del PD, quindi era quella certo. la figura che ci veniva a mancare nel, nel gruppo la volta scorsa. Con lei questa volta ci addentriamo ancora più nelle problematiche. Eh, quindi lasciamo da parte il discorso dell'IMU, dei gettiti, magari possiamo ancora affrontarla per sì, vedere certo. come la vede lei. Eh, però veniamo ad affrontare un tema di cui si parla veramente poco e del quale sono molto sensibili invece i nostri telespettatori e i cittadini in generale, ovvero quello dell'inquinamento atmosferico che provoca gravissimi danni alla salute. Eh, la Pianura Padana sono state fatte delle indagini anche molto recenti in questo momento zona del Veneto e province tra l'altro Padova principalmente, la provincia di Padova è particolarmente coinvolta in questi sforamenti che comportano tra l'altro delle sanzioni da parte dell'Europa, di cui non si parla, ma soldi che chi dovrà sborsare punto di domanda e eh, di questo poco si sta facendo, si cerca di fare, dopo chiederò anche a lei quanto in competenza dei comuni, quanto certo. della regione, cosa deve essere fatto e quindi anche delle energie alternative come fonti di sviluppo perché eh, il territorio di Padova primeggiava qualche anno fa per il discorso dello sviluppo delle energie alternative da, dalla solare e così via ed era un volano incredibile anche per l'indotto dell'occupazione e si è bloccato arenato quindi anche sotto questo profilo eh, è molto molto importante poi lei viene da un recentissimo incontro eh, con diciamo così i costruttori gli ingegneri eccetera coloro che si occupano dell'edilizia eh, Ieri ci sono stati due momenti. Da una parte c'è stato eh, l'ance costruttore Edili, dall'altra gli ingegneri certo. del Veneto che si sono riuniti e che hanno fatto delle istanze che riguardano i comuni in modo particolare perché si parla di ristrutturazioni, eh, di cercare di dare un volano all'economia delle costruzioni ma in modo diverso, provocatorio a volte potrebbe essere per il sistema, ma diverso. Sono tanti temi sul piatto, vero? Sì, molto interessanti eh, allora vediamo di svilupparli un po' nell'ordine cominciando da quella che è l'emergenza, cioè l'inquinamento da un patto che se non sbaglio voi siete riusciti a sì. siglare. Eh, diciamo che eh, il tema dell'inquinamento a volte non lo si coglie perché mh, lo sentiamo distante, l'aria non la vediamo la respiriamo e basta, ma quando la respiriamo ci rendiamo conto che eh, magari quest'aria è pesante crea problemi, crea problemi di asma, sono molte per esempio le persone che soffrono di allergie, insomma questi temi poi li sentiamo indirettamente e in effetti la nostra pianura padana lo dimostrano i documenti della Regione Veneto, è una delle aree più inquinate anche specialmente la bassa padovana pensate la bassa padovana è una zona che insomma da un punto di vista anche del traffico, della presenza del traffico, dell'industrializzazione non è certamente eh, ai livelli della zona eh, centrale di Padova ma ha lo stesso inquinamento della città di Padova dove eh, si riversa un traffico per esempio molto più intenso. Il perché di questo? Il perché è legato sicuramente anche a una situazione geografico ambientale particolare, ma poi è legata anche a una presenza di attività industriali che hanno un loro mh, impatto sulla, sulle emissioni in atmosfera, in particolare la presenza dei, di tre cementifici che è, evidentemente hanno un impatto in termini emissivo. Il traffico, il traffico pesante all'interno di strade molto spesso non adeguate al traffico pesante stradale stesso che si riversa nel nostro territorio. Nel nostro territorio manca in maniera vorrei dire ormai endemica il completamento dell'arteria stradale che è la nuova SR10 che porterebbe fuori dai centri abitati il traffico pesante, cosa che i cittadini sentono molto. Ma cosa possono fare i comuni per questi temi, temi dell'ambiente? E qui le eh, troppo sono secondo. Lei ha parlato di un'arteria. Certo. È nelle previsioni eh, di, di opere pubbliche per le quali c'è stato uno stanziamento? Come, allora, è, è, perché vincula in questa è cosa È un'arteria che eh, è nelle previsioni ormai da decine di anni e veramente noi come amministratori e cittadini della Bassa Padovana siamo stanchi che sia nelle previsioni da decine di anni. Bisognerebbe vederla concretizzata realizzata. Diciamo che si è arrivati in questo momento alla realizzazione della valutazione di impatto ambientale che è stata portata avanti dalla Regione una parte del finanziamento per arrivare al casello di Santa Margherita d'Adige e prolungare la SR10 appunto dal, da Carceri dove oggi arriva fino alla, a Santa Margherita d'Adige c'è e, e dovrebbe essere messo a disposizione dalla Regione l'obiettivo è che si completi cioè che arrivi fino a Legnago, cioè che tutta la zona della bassa padovana sia attraversata da questa arteria. E... Sono troppi anni che l'aspettiamo, è stato fatto adesso anche il bando di, di interesse da parte della Regione per cercare di fare anche con un intervento di project financing questo, questa iniziativa. Noi diciamo, purché si faccia, crediamo anche necessario che, escludendo i residenti che sono lungo l'arteria dal pagamento del pedaggio, che crediamo che si possa anche ipotizzare una forma di pedaggio. Insomma, ecco. Purché venga fatta, perché il nostro territorio la sta aspettando da troppo tempo. Pensiamo solo alle persone che devono andare all'ospedale. Eh sì, Noi eh, entro il prossimo anno avremo l'ospedale unico nella Bassa Padovana. Primi di tutto il Veneto a razionalizzare quattro ospedali in un unico ospedale. Ecco, forse lo diciamo troppo. Troppe poche parole. Forse volte. non lo si sa molto ecco, bene. non lo si sa. Ma eh, noi su quattro ospedali ne faremo uno solo che diventerà l'ospedale per Acuti, che è realizzato in una situazione baricentrica nella nostra ULS, che è molto lunga, perché va da montagnana a conselve. Ecco, in questa situazione, se non completiamo questa arteria e rischiamo di lasciare fuori una parte del territorio, la parte del Montagnanese rispetto a questo servizio che è un servizio di salute fondamentale, principale. Sono sempre i soliti noti quando si dà. Ecco, <ride> <e> quindi, <ride> da questo punto di vista vorremmo eh, che anche questa arteria venisse completata anche per questo. Ma se vogliamo tornare al tema dell'ambiente, esatto, cosa possono fare? I comuni per l'ambiente. Che credo... strumenti hanno a disposizione eh, concretamente? Infatti, ecco, io credo che... che possano e debbano fare molto perché ehm, abbiamo tutti eh, conosciamo l'obiettivo. 2020, no? il protocollo di Kyoto. Famoso Cosa vuol dire protocollo di Kyoto? Vuol dire darci l'obiettivo entro il 2020 di diminuire del 20% le emissioni in atmosfera, di aumentare del 20% l'uso di eh, energie rinnovabili, e, e quindi, da questo punto di vista, è un obiettivo molto importante. Perché il mondo, non noi soli, il mondo si è posto questo obiettivo del 2020? Perché il pianeta è, si sta surriscaldando, si sta surriscaldando perché le energie che utilizziamo nel nostro vivere diciamo, quotidiano sono tratte, per esempio, da fonti fossili, quindi dal petrolio, dal carbone, e questo produce emissioni in atmosfera. Le emissioni in atmosfera creano un effetto serra per cui il pianeta si riscalda. Perché ci interessa il fatto che il pianeta si riscaldi? Ci interessa perché questo comporta, per esempio, le variazioni climatiche che stiamo vivendo, eh, i problemi delle alluvioni che abbiamo vissuto anche recentemente, anche nelle nostre zone, e eh, dipendono anche da questi mutamenti climatici. Lo proviamo da noi e pensiamo cosa significa all'interno del mondo complessivamente: l'estensione dei deserti, quindi la desertificazione di parti importanti del nostro pianeta. Quindi, noi dobbiamo sentirci parte di un sistema complesso nel quale viviamo oggi noi, ma che dovremmo trasferire ai nostri figli. Quindi, abbiamo una grande responsabilità che oggi stiamo vivendo nei nostri comportamenti. Ecco, come perché tutto questo um, viene un po' sottaciuto eh, o comunque rispetto ad altre dinamiche e non viene sfruttato, trasformato in il solito volano per l'economia? Per inutile dirlo, lo solito termine, però di fatto è così. È così. Sì, eh, anche in proiezione futura, perché non lo si fa e si continua a battere sempre sui Dove si era riuscito a fare si è tornati indietro, questo che non si riesce Guarda, a fare? Eh, io credo che purtroppo siamo poco abituati a programmare. La programmazione è un'attività che non porta a consenso immediato, ma chi si prende la responsabilità di amministrare un comune... Una regione, una nazione deve avere l'umiltà della programmazione. Diceva il nostro Presidente della Repubblica quando è venuto, quando abbiamo avuto l'alluvione. Dicevano i sindaci: abbiate l'umiltà di fare quelle azioni di tutela del territorio che, che nessuno consensi, vede, magari. non portano consenso, ma che sono il valore del territorio che voi amministrate. Io credo che anche sulla questione climatica si valga la stessa cosa. Cioè il 2020. È ormai eh, alle porte, mancano sette anni. In sette anni dobbiamo realizzare talmente tanti obiettivi in termini di miglioramento della situazione ambientale che veramente uno dovrebbe sentire l'ansia di non riuscire ad arrivare a questo obiettivo. Cosa possono fare i comuni? Noi, come comune di Este, per esempio, abbiamo aderito al cosiddetto patto dei sindaci. Cos'è questo? Se ne è parlato anche altre volte, però ecco, non, forse è, non è chiaro i nostri punti. È un'opportunità un importante per le amministrazioni locali. L'Europa si è resa conto di un aspetto: che se noi interveniamo solo sul patrimonio pubblico, cioè delle pubbliche amministrazioni, quello comunale, regionale, statale, non riusciamo ad arrivare a quell'obiettivo di riduzione del 2020. Dobbiamo coinvolgere i cittadini. Chi riesce a coinvolgere i cittadini in questo obiettivo? Solo i sindaci, cioè le amministrazioni locali. Allora il patto dei sindaci vuol dire mettere insieme tutte le amministrazioni locali chi ci sta e purtroppo sono poche le amministrazioni locali che fino ad oggi, specie in Italia, hanno aderito a questo percorso, e mettiamo insieme i sindaci per fare che cosa? per creare una forte alleanza fra l'amministrazione comunale e i cittadini per realizzare insieme questo obiettivo di miglioramento. Guardate, noi abbiamo, e me lo sono portato come città di Este, abbiamo realizzato il piano di azione per l'energia sostenibile. Si chiama Paes, ecco questa, questa edizione che vedrete che diventerà anche frequente. Più, più frequente. Ecco, è il piano di azione per l'energia sostenibile. Vuol dire che il Comune di Este si è guardato al proprio interno e ha detto ma. Quant'è l'inquinamento che c'è nel mio territorio? Vediamo da cosa dipende: dipende dall'uso dell'energia elettrica, dall'uso delle caldaie, quindi da quanto combustibile utilizziamo, dal traffico che passa nel nostro territorio, quindi quanta benzina viene utilizzata all'interno del nostro territorio, benzina e altri combustibili. Insomma, abbiamo fatto un bilancio. E abbiamo preso come riferimento il 2007, ci siamo resi conto che noi abbiamo circa 110.000 tonnellate di CO2 emesse nel nostro territorio, questo è il rapporto del comune di Este, se questo è il rapporto del 2007 noi dobbiamo porci l'obiettivo entro il 2020 di diminuire del 20% questo, questo montante di CO2 emessa nell'aria. Ecco, è... e, e, e questo è il piano, cioè il piano che dice... Come? che azioni facciamo per arrivare a questo ed è un piano che parte dal comune innanzitutto no? perché non si può chiedere agli altri certo. di fare delle cose e, e cioè agli altri, quindi cioè se i tutti i comuni no? congiuntamente adottassero un piano del genere si potrebbe fare qualche cosa certamente eh, in maniera molto concreta esatto la domanda però rispondiamo dopo la pubblicità Bisogna avere dei finanziamenti, si può farlo con le proprie, con le proprie mani. Allora, che... il, il piano si può fare anche con le proprie risorse. Io l'ho fatto eh, con i miei tecnici del nostro ufficio tecnico comunale e. e... Quello su cui bisogna trovare i finanziamenti è sulle azioni che andiamo a realizzare per arrivare agli obiettivi. Ma su questo l'Europa eh, ha grandi, grandi investimenti. Esatto, l'Europa ha fatto dei, dei progetti e molto nel, importanti, dei bandi Nella prossima anche. agenda 2013-2020 eh, eh, i finanziamenti saranno sulla sostenibilità chi avrà progetti credibili sulla sostenibilità porterà a casa finanziamenti per i propri territori, chi non ce li avrà non porterà più a casa finanziamenti, perché l'Europa ha deciso di investire pesantemente sulla sostenibilità e sulla formazione per formare le nuove generazioni. Chiarissimo. Eh, andiamo in pubblicità, poi se voi ho visto già arrivano dei messaggi, dovete telefonare, fare un intervento, fare un'osservazione eh, al nostro sindaco, approfittatene della sua presenza, siamo in diretta. Allora, se non erro, abbiamo una telefonata in attesa. Pronto? Pronto? Chiedo conferma dalla regia. C'è una telefonata? Eh, è caduta la linea. Vediamo di recuperare il nostro telespettatore. Nel frattempo, eh, rispondiamo anche a un messaggio che è arrivato. Perché il nostro titolo è provocatorio, però, per far capire eh, qual è la dinamica, a voi comuni, per quello chiedevo anche delle risorse vi trovate strangolati, strozzati in questo momento e gli spettatori un po' dicono ma strozzati da che siamo noi cittadini che non abbiamo neanche più il fiato per respirare che veniamo a bussare alla porta del sindaco per certo. chiedere se avviene questo anche a Este poi tra l'altro eh, secondo me noi dobbiamo capire questo aspetto purtroppo eh, lo Stato eh, ha usato i sindaci per fare da gabellieri nei confronti dello Stato questa è la verità cioè noi eh, abbiamo dovuto applicare l'IMU eh, e non si è detto forse abbastanza che una parte rilevante dell'IMU non è restata nelle casse comunali, è tornata nelle casse dello Stato. Cioè, con l'IMU abbiamo sanato, risanato anche una parte dei debiti dello Stato. Allora. È chiaro, siamo stati in un momento di grande difficoltà, tutti comprendiamo, credo, che abbiamo dovuto affrontare questa situazione, su cui ci sono delle responsabilità politiche che vanno evidenziate, che non possiamo sottacere, responsabilità che sono anche di lunga data, non è che eh, sia di, di ieri mattina. Ecco, pur tuttavia, eh, credo, tramite i comuni ci si è fatti carico anche di questa situazione. Ora, il, eh, noi dobbiamo sentirci parte dei nostri comuni, non è che eh, i, i sindaci, gli amministratori sono una controparte dei cittadini, e, sempre più spesso sono insieme con i cittadini a cercare di affrontare i problemi, eh, i, i problemi del vivere quotidiano. E, su cosa sono strozzati i comuni? I comuni non hanno più le risorse per dare ai cittadini i servizi di cui i cittadini hanno, prima di tutto, diritto. E di cui hanno bisogno. Questa è la frustrazione che abbiamo come amministratori locali. Perché il taglio delle risorse che abbiamo avuto, che avremo anche quest'anno e su cui dovremmo cercare di fare forza comune come amministrazioni locali per cercare di evitare che si proceda con questo ulteriore taglio che i governi che si sono succeduti hanno imposto ai comuni, ecco, in questa situazione, pur avendo aumentato la pressione fiscale ai cittadini, ci sono meno risorse nei comuni. Io credo che i comuni abbiano dato la dimostrazione di saper tagliare le spese inutili. Ce ne sono sempre, si può sempre migliorare. Però abbiamo fatto tanti tagli, abbiamo fatto una riorganizzazione importante. C'è cioè un comune come Este, nel 2006 parte con 130 dipendenti, oggi ne ha 98. Insomma, stiamo, cose, stiamo dicendo eh, cose credo concrete. È spi no? da spiegare che lo facciano anche tutti i comuni d'Italia. Abbiamo nuovamente la telefonata, pronto? Sì, sono sempre pronto, Daniele Bianco. Sì, pronto. Eh, allora, ci dica tutto. No? Saluto il sindaco. Buongiorno. Eh, che rispetto tutti i sindaci, quelli più vicini ai cittadini. E, no? Un attimo, solo che chiedo che, chiedano, che alzino il volume della regia qua in studio, così la sentiamo bene. Dica, dica. A me domanda è questa, signor sindaco. mi sì. sono del 68, no? Sì. sì. Ah, allora, mi comuni stati Mi, quello che mi hanno i genitori, sono stato fortunato, ho fatto tutte le mie manine, no? Con le mie mani. E ora, mi non ho mai disturbato il mio comune, mai, per neanche un centesimo. E ora mi domanda se, com'è com possibile che nel 2013 i comuni sono stati Dipende dai cittadini onesti? Quei poveri che sudano da mattina a sera per fare una casetta, per portare i valori? O dipende da chi? Mi non ho più problemi a essere Cognito, o mettere pure tutto il mio nome, cognome e indirizzo in sovra-impressione come il numero di telefono gli do consenso in diretta perché anche ieri ho parlato con un sindacalista, non è stato chiamato, siamo arrivati alla conclusione che in cielo c'è Dio, no? E ricordatevi, manca la settimana al voto, ma vi dico la verità, c'è gente onesta e saluto tutti gli anziani che stanno soffrendo, stanno tribulando dopo tanti sacrifici e valori, datemi umano mano e un microfono, che è arrivato il momento che se la chiede davvero di portare i valori... E c'è la politica vera, è arrivato il momento, non c'è altro più niente perché è fallito, mi non ho fallito i comuni che sono stati, con le mie sudori mi ho fatto una casetta e non voglio ne comandare nessuno e non voglio ne disturbare nessuno, è arrivato il momento di portare i veri i veri e c'è un po' di in trasmissione, a presto col cuore in mano, grazie. Grazie Buongiorno. della sua telefonata. Eh, ecco, il un po' spesso un concetto, cioè le persone non riescono proprio a capire come eh, dopo tanti sacrifici di tutto ci troviamo sostanzialmente in questa situazione. Cioè i comuni si trovano in difficoltà a non poter dare una mano al concittadino eh, che magari ne ha bisogno momentaneamente, perché? Perché Mi, mi collego al messaggio che è arrivato poc'anzi, uh, un altro messaggio abbastanza con, lungo che faceva delle provocazioni importanti, però diceva: Ma com'è possibile? Ci troviamo in questa situazione dobbiamo pagare noi che abbiamo sacrificato, lavorato fino all'ultimo? onestamente per le disonestà di chi governa, c'è una rabbia molto profonda e, e, co, e molti ribattono sul discorso ma, ma la politica non ha veramente più valori, non ha più, ha solo pelo sullo stomaco, ma, eh, eh, sono questioni più che di politica di etica che adesso certo, tornano certo. e anche il nostro telespettatore voleva esprimere. Allora io credo che eh, insomma noi dobbiamo Condannare chi ha governato male, e questo è sicuro, chi ha governato male ha una responsabilità politica di aver governato nella situazione che poi ci siamo trovati a gestire. Io credo che fondamentalmente tante nostre amministrazioni locali abbiano eh, avuto il buon senso eh, nel governo delle proprie città. Dico questo perché guardate, il livello di rappresentanza politica che c'è a livello comunale è il livello più vicino al cittadino. Il cittadino con il proprio Sindaco, consigliere comunale, assessore comunale, esprime quel collegamento che io sintetizzo in questo modo, che è fondamentale, guardate, nell'etica della politica. Il concetto del pago, vedo, voto, cioè pago le tasse, con le tasse vedo che cosa tu amministratore locale fai con le tue scelte quotidiane e voto. La tua compagine voto te o ti rivoto per un secondo mandato se condivido che tu abbia utilizzato bene il mio sacrificio. Perché guardate che i comuni, gli amministratori locali sono lì che amministrano i soldi di tutti, della comunità, non i soldi propri o di qualcuno che li, li, ce li dà graziosamente. Ecco. Allora eh, questo rapporto di. Dover rendere conto all'elettore io credo lo si debba assumere anche a livelli diversi da quelli comunali, livelli regionali e livelli parlamentari, cioè si deve ricominciare in questa politica che andiamo anche noi a rappresentare, si deve ricominciare a rendere conto ai cittadini e i cittadini devono esigere questo e hanno ragione ad esigerlo. Che cosa su che cosa siamo bloccati? Siamo bloccati nel fare anche le minime opere pubbliche da un sistema che si chiama patto di stabilità che fondamentalmente è stato inventato, è stato concepito dall'Europa per fare in modo che diminuisse complessivamente il debito pubblico in Italia ma anche in tutte le altre nazioni europee perché il debito, il debito pubblico era troppo elevato. Però è stato applicato in maniera eh, non corretta riteniamo in Italia. Perché vedete, non si dice mai, non si aggiunge mai una, un aggettivo al patto di stabilità. È il patto di stabilità interno. Interno vuol dire interno allo Stato. Allora sì, è vero che l'Europa ti dà degli obiettivi, ma poi ogni Stato decide al suo interno come distribuire l'onere di questi obiettivi di risanamento economico. Ecco, purtroppo i governi che ci sono stati fino ad oggi hanno scelto di far grava gravare questi obiettivi sui comuni, solo ed esclusivamente sui comuni. Ecco, eh, io chiedo, ma facendo un'obiezione... Mh che può venire spontanea tante aziende stanno aspettando soldi da pubblica amministrazione, poi adesso c'è anche tra l'altro un 8% di interessi che devono essere dati dalle pubbliche amministrazioni che ritardano stanno, oltre stanno i aspettando giorni. 70 miliardi di euro Esatto, con, che devono avere gli interessi, perché adesso che è previsto questa legge europea c'è l'8%. Certo. e quindi anche là come farete? Europa ci dà i soldi per il lavoro ma vengono spesi dai politici avari, sto leggendo i messaggi che arrivano, e se un comune, facciamo conto il comune di Est a un certo punto dice io però devo salvare questa aziende del territorio, che stanno morendo, sono strozzate. infrango eh, il patto di stabilità e adempio a questi debiti, perché? Perché l'azienda che non riesce a pagare i propri dipendenti, i propri fornitori, perché non riceve da me questi soldi e mi ha fatto un servizio e quant'altro, metterà in crisi tutte queste persone che poi verranno da me sindaco a chiedere certo. un'elemosina, tra virgolette, indignitosa per le persone e umiliante per chi riceve questa stanza. Potete farlo e cosa vuol dire non rispettare il patto di stabilità per un comune? Perché questo è un po' e tante volte i cittadini se lo chiedono quando eh, sentono questo limite. È una responsabilità importante perché... Non sono solo le sanzioni diciamo, tra virgolette, che riceve l'amministrazione, cioè il comune, per cui c'è una riduzione delle indennità del sindaco, degli amministratori, c'è una responsabilità del, del ragioniere capo, del responsabile della finanza, ma c'è soprattutto una grave conseguenza rispetto alla quale io credo tutti gli amministratori di buonsenso si fermano di fronte a questo patto di stabilità, e cioè che l'importo di sforamento cioè, l'importo rispetto al quale si va oltre l'obiettivo di patto di stabilità, va, mettiamo che si sfori di un milione di euro, ecco quell'importo di un milione di euro viene automaticamente riversato sui cittadini, cioè ai cittadini, ai cittadini vengono, Ulteriormente aumentate le tasse per pagare l'importo di sforamento del milione Quindi di euro. Quindi questo è un blocco dire, assoluto. Credo che nessun amministratore di buon senso si possa prendere il privilegio di dire aumento ulteriormente le tasse perché non ho gestito pur con tutti i limiti insensati. C'è qualcuno, eh, mio amico sindaco di Firenze, Matteo Renzi, dice che il patto di stabilità è un patto di stupidità. Io sono assolutamente d'accordo con lui da questo punto di vista. Ecco, Però le conseguenze sono pesantissime, non tanto per gli amministratori, per i cittadini. È per questo che ci preoccupiamo del patto di stabilità. E, e, e che dobbiamo cambiarne le regole. Che è un Bisogna po' il discorso di pareggio di bilancio che, viene imposto, che è stato imposto, con, accettato dall'Italia, dall'Europa. Eh sì, certo. Questa è un'altra spada di Damocle pazzesca eh, ed è uno dei temi. E su cui abbiamo visto che c'è stata anche una disponibilità eh, a una ricontrattazione di questo obiettivo che è stato sottoscritto dal governo Berlusconi e che eh, diciamo, ha anticipato di molto i tempi del pareggio di bilancio, strozzando complessivamente tutta la situazione, i cittadini, gli enti locali rispetto a un obiettivo che è di difficile conseguimento. Insomma, e, e Su questo noi chiediamo maggiore flessibilità, più anni a disposizione per raggiungere altrimenti. questo obiettivo. Caro Sindaco, SESA in superattivo. E aumenti IMU al massimo. Non è corretto quello che si dice, nel senso che io ho fatto una scelta di questo tipo. Ehm... La nostra società, eh, appunto si accennava a società SESA, e spieghi che, che, che è, è perché... una società a maggioranza di capitale eh, pubblico, cioè del Comune di Este, una società che si occupa dei rifiuti. e Noi gestiamo eh, un impianto, eh, che è un impianto molto complesso, che tra l'altro dai rifiuti eh, ricava energia, energia elettrica e quindi teleriscaldamento. Uno dei pochi impianti di teleriscaldamento che sono nel Veneto. Oggi l'ospedale di Este è riscaldato con...

Eh, il riutilizzo dei rifiuti umidi de, delle nostre città. Ecco, credo che sia un segnale importante in termini di sostenibilità. Infatti una delle azioni più importanti nel nostro piano di energia sostenibile è proprio il tema del teleriscaldamento che utilizziamo grazie alla biodigestione del rifiuto umido. Il ritorno a SESA. SESA dà al nostro comune, eh, grazie all'attività che porta avanti, è una società sana e in salute e, e, e auspichiamo che continui a restare così, dà un, un utile importante. Ma eh, su questo questo ci ha permesso di fare che cosa? Intanto di applicare l'IMU sulla prima casa al minimo consentito dalla legge, quindi cioè al 4 per 1000. Quindi non è vero che l'applichiamo al massimo. Abbiamo aumentato l'IMU sulla seconda casa e abbiamo mantenuto invece l'IMU al minimo. Consentito dalla legge, che è il 7,60 per mille, sulle attività produttive. Cioè non siamo andati a premere né sulle attività produttive perché, perché in questo momento sono oppresse dalla, dal fisco, e quindi abbiamo tenuto al minimo la tassazione sulle attività produttive. E abbiamo premuto però sulle seconde case perché è chiaro che per far tornare i conti bisognava fare un'azione di fiscalità su un settore che abbiamo ritenuto fosse la seconda, la terza, la quarta casa perché i casi ci sono e sono numerosi a est. Vedete, se si mantenesse diciamo, uno degli obiettivi che stiamo portando avanti come Partito Democratico, cioè che tutta l'Imu resti nei comuni, sarebbe possibile anche abbassare l'IMU sulle seconde case a este per esempio. Eh, a este il, i nostri cittadini che hanno la seconda casa o l'attività produttiva danno allo Stato circa 3 milioni e 600 mila euro di IMU. allo Stato Se quei 3 milioni e 600 mila euro restassero nel nostro comune, noi non chiederemmo più neanche un soldo allo Stato. Tra l'altro, lo Stato nel 2013 ci darà circa 180 mila euro complessivamente. Pensate quali sono i trasferimenti da parte dello Stato. ecco Non chiederemo quelli, non ne chiederemo altri. Ma potremmo con quei 3 milioni e 600 mila euro che oggi i cittadini di Este danno allo Stato, potremmo abbassare l'IMU sulla seconda casa e anche anche sulle attività produttive, credo che questo sarebbe un bel obiettivo. Ecco perché poi le lancio la provocazione dopo andiamo subito in pubblicità, c'è un aspetto rilevante che lo si sa perché gli economisti l'hanno analizzato e non solo gli economisti nostrani ma da oltreoceano, ci hanno fatto presente che se la middle class, la classe media che non c'è più da noi, sta sparendo letteralmente, che è quella che ha la seconda casetta, non sto parlando di terza, quarta e quinta casa, che lì stiamo parlando di upper class, eh, non si muove, non si dà la possibilità di muoversi e quindi non si tarda tassa meno, l'economia resta bloccatissima e quindi noi continueremo una recessione senza scampo. Cioè non è la classe bassa che fa l'economia, ma è la classe media, quella che è stato un po' il fiore all'occhiello del del, della, no, della realtà fino a qualche anno fa e allora perché l'economia si riprenda poi ci colleghiamo al discorso dell'edilizia non è, e lo sappiamo benissimo la prima casa di cui sono dotati molti cittadini e che la classe bassa non può accedere perché non riesce ad avere il mutuo e non riuscirà ad averlo, ma era quello dell'investimento della famosa seconda casa una casa che magari può avere risparmio energetico, classe A eccetera, che poteva muovere l'economia cioè l'investimento adesso ci troviamo con chi aveva dei soldi che li ha portati all'estero o comunque cerca di portarli da altre parti o in Banche che hanno sede estere, quindi, non certo, viste anche quello che è successo certo. col Monte dei Paschi, si fida più della Banca Italiana. Non investe in immobili, quindi, non compra la seconda, non costruisce, non si fa costruire la seconda casa per i figli. Basta, è finito questo discorso. E quindi, questo fregherà, tra virgolette, le generazioni future che non avranno proprio nulla. Ed è un disastro perché tiene bloccato un settore, cioè qui chi ha il posto fisso, il dipendente della regione famoso come il medico, che possono permettersi. Non fanno più l'investimento immobiliare perché è, è terribile l'IMU sulla seconda casa. Oltretutto, abbiamo già notizie dai, da proprietà edilizia e poi dagli inquilini che stanno aumentando le locazioni perché, ovvio, un proprietario ci deve pur guadagnare un minimo, il mini minimo. E chi ci rimette sempre i soliti noti, cioè i Poretti che devono andare in affitto perché non possono comprarsi la casa, che hanno un affitto più alto, di poco per il momento, però un po' più alto, i negozianti che devono chiudere perché l'affitto è aumentato spaventosamente, perché quella si tratta di immobile con un'IMU altissima e il proprietario non riesce a sostenerlo. È una situazione molto grave questa. Voglio che lei faccia questa riflessione perché ci colleghiamo subito al discorso dei costruttori. Andiamo in pubblicità, se avete fare altri messaggi io cerco di leggerli anche al nostro ospite. Allora, eccoci qua. Io l'ho lanciata prima, prima della pubblicità un po' una provocazione per, per rilanciare questa benedetta economia e quindi agganciarsi al discorso anche del ristrutturare, edificare Seconda Casa, quindi alleggerire e liberare anche la classe media. Se i cittadini sbagliano, pagano ed è giusto questi politici che hanno ridotto il paese in povertà e hanno distrutto tutto, devono pagare con i loro averi. Questo è l'ennesimo messaggio. Io credo un che devono pagare innanzitutto eh, e dobbiamo far pagare quella classe politica che ha sbagliato, non dando loro il consenso. Eh, guardate che i cittadini hanno uno strumento importantissimo che, eh, rispetto al quale possono agire nei confronti della classe politica, il voto. Poi se hanno sbagliato e hanno commesso dei reati, pagano con il codice penale. Ma la prima cosa che i cittadini devono utilizzare è il voto. Quindi, per esempio, anche il concetto: eh, qualcuno dice, Ma sono scontento di questa classe politica, non vado a votare. No, si va a votare e si fa un voto diverso, che alternativo rispetto a chi ha governato fino ad ora. Cioè, è è, è l'alternativa, credo che sia anche la democrazia, grazie a Dio che abbiamo, che ci consente di scegliere. E un altro messaggio: diceva, la seconda casa è frutto di sacrifici. Se non porta reddito, come si fa a pagare l'IMU? Allora questo è un tema vero, è un tema vero ehm, che va affrontato come ho detto prima se riusciamo ad avere tutta l'IMU nelle casse dei comuni. Va affrontato rispetto a diversi aspetti che la normativa statale non ci ha consentito di affrontare. Per esempio la casa che è concessa e incomodata d'uso al figlio. Oggi la legge non ci consente di eh, considerare quella casa come avveniva prima con l'ICI, come prima una casa, casa messa i figli. a disposizione per il figlio, quindi come una prima casa. Oggi la legge ci impone di considerarla seconda casa. Che è gravissimo, questa cosa. Che qui, non insomma, ha senso, dai. specie se noi la consideriamo nei nostri comuni, che non sono i comuni del turismo, per esempio. No, un discorso è diverso. Se io ho la seconda casa a Jesolo, a Cortina, eccetera, ma se io ho la seconda casa a Este. Molto spesso la seconda casa est è una casa di investimento sicuramente, ma altrettanto spesso è una casa de, eh, che magari mi sono fatto perché il figlio, quando diventerà grande, avrà la possibilità di avere la seconda casa. Allora, qual è l'unico modo con cui riusciamo ad affrontare questo aspetto? Se abbiamo veramente un'autonomia finanziaria da parte dei comuni, e cioè possiamo decidere come articolare DIMU? fare in modo che l'IMU, l'articolazione dell'IMU sia delegata ai comuni. Anche questo responsabilizzare i comuni, cioè a dire caro comune, guarda che io soldi non te ne do più, lo Stato può dire. Non te ne do più, ti devi organizzare con i soldi che hai dei tuoi cittadini. Ma come organizzi poi questa tassazione, questa forma di tassazione? Lo decidi hai maggior elemento, maggiori elementi di manovra. Questo che è mancata nell'ultima IMU, eh. anche questo va detto, cioè l'ultima IMU. Abbiamo dovuto applicarla con le regole che ci ha dato lo Stato, anche questo è un elemento di assurda non autonomia. Eh, chiedo alla regia se rimettono in onda il messaggio di prima che richiedeva appunto una risposta da parte sua eh, relativamente a delle aziende che stanno chiudendo. Eh, vediamo un attimo se me lo possono mettere in onda eh, così lo leggiamo per intero. Sostanzialmente si dice che anche nella zona di Este eh, ci sono aziende che chiudono e faceva riferimento a Cementi Zilio. Eh, eh, vediamo la regia, chiedo come, se possono sì, riuscire sì. a metterla. Ecco qua: in Este le uniche aziende importanti stanno chiudendo, la storica Cementi Zillo ha trasferito a Monselice la produzione e la vendita del cemento, lasciando a casa, adesso vediamo la prosecuzione, eh, lasciando già da sei mesi lavoratori in cassa integrazione, più di 75 lavoratori rischiano il posto di lavoro. Sindaco di Este? Ma il sindaco di Este c'era, c'è sempre stato e ha relazioni eh, con l'azienda. Rispetto a questo, noi abbiamo sollecitato l'azienda di dare anche all'amministrazione comunale di Este una risposta. Ehm, è chiaro, guardate, sul tema dei cementifici. Io sempre eh, nel nostro territorio c'è un'aspra un, un discussione no? sul, anche sul tema del revamping di Italcementi. Stiamo che, vedendo la zona dall'alto. C'è un altro cementificio che è nella vicina Monsedici. Su questo c'è stato un dibattito. Come ho detto molto aspro, ci siamo confrontati, io ho espresso delle mie posizioni, altri ne hanno espresso di alternative. Eh, io ho sempre detto una cosa, però fondamentale che se non ci mettiamo in testa di sederci tutti insieme attorno a un tavolo e decidere il, eh, il destino di, queste, eh, di questi impianti che sono all'interno di un contesto tra l'altro di pregio ambientale come il parco di Colli Ugani e deciderlo per tempo ci saremmo trovati il mercato che avrebbe deciso in nome per conto nostro. Ecco, purtroppo rispetto a questo, eh, a questo diciamo, mio appello eh, non ho avuto eh, particolari adesioni insomma, né dalla classe imprenditoriale né sindacale eh, né da alcuni colleghi amministratori del territorio, più eh, centrati su alcuni aspetti specifici, cioè su alcuni progetti che devono andare avanti che in una visione complessiva. Diciamo chiaramente che l'uso del cemento è diminuito del 40%. Dobbiamo prendere atto che il mercato ha deciso eh, questo sì. in questo momento. Ecco, ehm, si tratta peraltro di trovare le forme rispetto alle quali intervenire e cercare anche di tutelare l'occupazione. Credo che sia uno degli aspetti su cui dobbiamo sicuramente misurarci. Un attimo, solo abbiamo un'altra telefonata in attesa. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Eh, sono Roberta. Da dove chiama, signora? Eh, da Padova. Sì, prego. Allora io ringrazio il sindaco che lo sta stimando moltissimo, vorrei guardi che oggi proprio davanti, vicino al sindaco ci fosse anche il nostro sindaco della città di Padova. Perché le spiego, vede signor sindaco, eh, io sto ascoltando tutto quello che lei sta dicendo e lo ammiro moltantissimo, noi abbiamo anche qui da noi a Padova delle tantissime problematiche, nel senso che io adesso le spiego questo, e prima di tutto... Eh, mi è stato risposto quando sono andata a Palazzo Moroni che sono stati stanziati 500 mila euro per mettere su le varie telecamere nella città di Padova per la, diciamo così, per la protezione, protezione per i nostri cittadini. Okay? Io vorrei andare a chiedere adesso dove sono questi 500 mila euro di queste telecamere che il sindaco dice di aver stanziato perché siano messe su installate neanche nei cimiteri, che è un posto pubblico, ok? Io sono stata scippata tempo fa, tanto di cartelli fasulli, messi su per tranquillizzare la gente, ma telecamere non esistono, però, dice il sindaco, ha stanziato 500 mila euro. Poi un'altra cosa ancora, si cammina per i vari secciati della città di Paco, devi stare attenta anche dove cammini perché eh, si impianti anche la testa e anche il naso per terra, perché ci sono dei punti dove sono state messe le mani nei vari porticati, nei vari punti, ci sono le piastrelle che sono cedute e col freddo, col gelo, e conta, non sono state sistemate. Poi un'altra cosa ancora. Sono state eh, fatte nei vari punti della città di Padova delle stazioni piccole con le biciclette che vanno elettriche. Chiaro signora. Allora sono tutte ferme nelle varie viuce ma mi dica lei un po'. Poi un'altra cosa. No, no, basta signora dell'elenco perché lo so, lei ha ragione perfettamente. Eh, cerchiamo della risposta perché siamo in chiusurissima, il sindaco deve anche volare. La ringrazio del suo intervento. Ecco, differenze tra l'altro tra comuni. Vabbè, Padova è un comune insicuro e purtroppo lo sappiamo benissimo perché a parte lo scippo succede anche altro. Di ben peggio. Situazioni che i cittadini non riescono a capacitarsi: ma come? Spendiamo dei soldi oppure l'aumento dei dirigenti, pauroso che c'è stato in un momento di crisi non andava. Bisogna trovare un escamotaggio, insomma, forse per non farlo. Altri comuni che invece si comportano diversamente. Ma perché questo? Ah. E allora là si dice, e poi non parliamo in confronto con nord e sud, perché diventa eclatante direi eh, pa una battuta, se Padova sicuramente è un comune complesso eh, più complesso di uno dei nostri piccoli comuni a est di 17.000 abitanti è più semplice forse amministrare un comune come a est un comune come Padova eh, però chiaro, certe cose andrebbero eh, fatte chiaro forse. che nella complessità eh, alcune risposte ai cittadini bisogna darlo anche in termini di visibilità di alcune risposte e credo che da questo punto di vista con le difficoltà che abbiamo in questo momento nel, nell'utilizzare gli stessi soldi dei cittadini veramente quando si parla di comuni strozzati questo è un sintomo dei comuni strozzati guardate che anche credo il comune di Padova il collega Flavio Zananato come me abbiamo dei soldi fermi che non riusciamo a spendere perché abbiamo il patto di stabilità noi crediamo che questa cosa debba terminare guardate eh, io eh, non asfalto le strade di Este diceva la signora delle buche a Padova ma guardate che i miei cittadini a Este hanno ragione ad essere arrabbiati tanto quanto la signora io non asfalto le strade di este da almeno cinque anni. Perché? Perché non riesco a fare un mutuo e a spenderlo soprattutto per asfaltare le strade della mia città. Ecco, e poi per pagare la ditta asfaltatrice e che dovresti? E per in riuscire debito. a pagare nei tempi giusti, necessari, perché la ditta spende soldi per le materie prime e per il personale, ecco, è questa situazione è la situazione di un comune strozzato e noi vogliamo ridare dignità ai nostri comuni. Perfetto, eh, grazie del suo intervento. Capiamo anche gli altri messaggi, li abbiamo visti, eh, veramente non bisogna togliersi la vita, però assolutamente, anche se uno è in di grosse difficoltà e non riesce a pagare per la propria famiglia, piuttosto chiedere aiuto, un consiglio. Comunque i sindaci ci sono, sempre. non fare gesti estremi, questo è assolutamente importante, mi riferisco a dei messaggi che sono arrivati. Eh, grazie, signor Sindaco, di essere stato qui con noi, grazie a voi, cari telespettatori, di averci seguito e noi come sempre ci ritroviamo domani. Grazie a tutti voi e buona giornata.